15 miliardi di anni fa, una folgorante esplosione ha dato origine all'universo, allo spazio, al tempo. Continua da allora un'impressante evoluzione verso la complessità. A partire dal vuoto microscopico iniziale, si è intessuta un'immensa tela cosmica composta da centinaia di miliardi di galassie, costituite a loro volta da centinaia di miliardi di stelle. In una di quelle galassie su un pianeta, eh, nei pressi di una stella, è apparso l'uomo, capace di meravigliarsi e di interrogarsi davanti all'immensità e all'armonia del cosmo. Per saperne di più, per capirne di più, ci troviamo oggi ospiti in casa della dottoressa Margherita Hack, notissima astrofisica, della quale tracciamo una breve biografia. Margherita H. Fiorentina si è laureata in fisica nel 1945 all'Università di Firenze, socio nazionale dell'Accademia dei Lincei e ordinario di astronomia dell'Università di Trieste, dopo averne diretto il Dipartimento di Astronomia dal 1985 al 1990. Dal 1964 al 1987 ha diretto l'Osservatorio Astronomico di Trieste. Attualmente è direttore del Centro Interuniversitario Regionale per l'astrofisica e la cosmologia. Scienziata di fama e prestigio mondiali, ha pubblicato numerosi saggi su riviste internazionali e una quindicina di libri sia di livello universitario sia divulgativo. Innanzitutto, dottoressa Hak, grazie per la disponibilità. Prego. Ci dica, come mai ha scelto di laurearsi in fisica, materia che è sempre stata una prerogativa maschile, si può dire, tutto sommato? Beh, diciamo, a me la fisica piaceva molto fino dalla seconda liceo, quando si è cominciata a studiare fisica. D'altra parte ci sono moltissime ragazze che fanno fisica oggi, che sono anche molto brave, vincono in borsa di studio, e fanno il dottorato di ricerca, quindi non direi che è più una prerogativa maschile. D'altra parte basta pensare a Eva Curie, certo. che è stata una delle maggiori fisiche di questo secolo. Spessissimo parlando di astronomia eh, si tende a confonderla con astrologia, invece sono due cose nettamente, nettamente distinte. Distinte perché l'astronomia è una scienza, è fisica, cioè consiste nello studio fisico dei corpi celesti. Studio fisico vuol dire determinare temperatura, densità, composizione chimica di questi corpi, capire quali sono le fonti di energia che le fanno brillare, quanta energia emettono come si modificano nel tempo a causa di questa emissione d'energia e quindi capire poi da questo la struttura dell'universo nel suo insieme. L'astrologia è un residuo della passata ignoranza, quando non si sapeva niente di cosa erano le stelle, a che distanza erano e si immaginava la volta celeste come la residenza degli dei, era naturale pensare che questi dei interferissero in qualche modo con la vita umana tutta la mitologia greca ci parla degli amori di Giove eh, con i con, terrestri, eh, delle battaglie, delle gelosie fra eroi e, e dei e quindi così è nata l'astrologia oggi non ha più alcun senso cioè è diventata una superstizione pura e semplice come le tante altre come versare il sale o l'olio il gatto nero che attraversa la strada o passare sotto una scala l'astrologia non può assolutamente eh, avere nessun significato nessuno essere nato in un mese o nell'altro eh, che possa influire sul nostro carattere Quello, la posizione degli astri, dei pianeti, sono tutte cose assurde. Quello che influisce sulla vita umana, casomai, è l'ambiente in cui si è nati, l'essere persone sane o malate, belle o brutte, ricche o povere, essere nati in una famiglia che ci ama o in una famiglia che è severa o anche cattiva, diciamo. Queste sono le cose che influiscono tragicamente, fortemente, sul carattere degli individui. Dicevamo che eh, parlavamo all'inizio del Big Bang, quasi tutti i cosmologi ritengono che l'universo sia nato appunto da un'immane esplosione chiamata Big Bang, avvenuta circa, come abbiamo detto, 15 miliardi di anni fa. È partita da un punto estremamente piccolo, caldo e denso. Come può essere avvenuto? Se prima era il nulla totale, quale può esserne stata l'origine? Beh, questo è uno dei problemi meno solubili al momento. Eh, quello che noi sappiamo è che l'universo è in espansione. Quindi, se noi li facciamo, immaginiamo di fargli fare i cammini a retrosso, troviamo che qualcosa come 15 miliardi di anni fa. Tutta la materia che noi osserviamo oggi nelle stelle, nelle galassie, nei pianeti, doveva essere concentrata in un volume estremamente piccolo e quindi quando si condensa della materia a densità enormi anche la temperatura diventa enormemente alta. Da questo si può dedurre che l'universo iniziale doveva avere materia nello stato più semplice, cioè le particelle più elementari che si conoscano. Questo poi espandendo, la temperatura gradualmente è scesa, eh, le particelle elementari si sono aggregate a formare i protoni e i neutroni, cioè gli elementi di cui sono costituiti gli atomi, si sono cominciate a avere le prime aggregazioni di materia che hanno dato poi origine alle stelle, alle galassie, agli ammassi di galassie. Eh, probabilmente questo è avvenuto sotto l'azione della forza di gravità che ha eh, modellato l'universo come lo osserviamo oggi. Come si è cominciato si fanno varie ipotesi, ma eh, siamo ben lontani dal capirlo. Eh, non è nemmeno detto che forse prima ci fosse il vuoto assoluto, si pensa ci potesse essere dell'energia, energia allo stato puro, che poi abbia prodotto materia, secondo la legge della relatività. Che l'energia e materia sono interscambiabili. Ma eh, c'è anche chi pensa che l'universo in realtà non abbia avuto un inizio. Per esempio, il fisico inglese Hawking fa questa ipotesi che quando l'universo era in condizioni tanto diverse dalle attuali anche il tempo avesse delle proprietà diverse, in tutto simili alle tre coordinate spaziali, altezza, lunghezza e altezza e quindi il tempo sarebbe stato come le altre tre quantità spaziali e quindi avrebbe perso le sue proprietà non essendoci più il tempo non ha più senso parlare di inizio è una scappatoia è un tentativo di spiegare e, e appunto c'è anche chi pensa oggi che ci sia uno spazio tempo infinito c'è cioè uno spazio infinito e senza inizio né fine e che in questo spazio percorso da campi d'energia si possano formare qua e là degli aggregati, dei piccoli Big Bang, da cui hanno origine tanti universi simili al nostro o anche completamente diversi. Per cui oggi si pensa che quello che noi chiamiamo universo non possa essere altro che una, uno fra tanti. Quindi in realtà tutto l'universo sia qualcosa di infinito nel tempo e nello spazio, molto, molto più esteso, di quello che riusciamo a osservare noi. Ecco, voglio farle una domanda che probabilmente in molti le hanno già fatto. Lei crede in Dio, in un Dio creatore? No, io non credo in Dio, non credo assolutamente, però questo c'entra poco con la scienza, perché la scienza non può. Eh, stabilire né che Dio c'è né che Dio non c'è. Cioè la scienza cerca di ricostruire partendo dalle osservazioni quello che è stato il passato dell'universo, quella la sua struttura, quello che sarà il suo futuro. Credere o non credere in Dio è questione di fede, di simpatia, di, di, di gusti personali. Ecco, le ho fatto questa domanda perché da un'indagine fatta da Franco Garelli per il volume Valori Scienza e Trascendenza, edito dalla Fondazione Agnelli, risulta che su 348 scienziati gli atei sono il 21,5%, gli agnostici il 25,2%, gli incerti il 15,8%, i credenti in un essere superiore non mentre. Definito il 18 per cento, i credenti in un unico Dio. Il 18 per cento. Da questi dati, dunque, si evince che chi pratica, eh, chi si occupa di scienza praticamente non trova spazio oltre la scienza fine a se stessa. Lei cosa dice? Beh, appunto, eh, gli scienziati preferiscono ragionare sui fatti e sull'esperimento. Come dicevo, la questione di credere o non credere in un'entità superiore è questione di, di fede e di gusti personali. Le... Molti sono incerti, ma, la, ma mi pare che fra ate e agnostici sono più del 50%. Sì, Poi ci sono gli incerti, e certo che è difficile pensare a un Dio come ce lo rappresentano gli antichi, come ce lo rappresentano i grandi pittori: un Dio personale, un Dio con la barba, un Dio che sta lassù, mm. nulla su non meglio definito che il cielo. Mm. Queste sono immagini abbastanza infantili. Oggi, mm. e d'altra parte, se un Dio ci fosse sarebbe né padre né madre, sarebbe, un, sarebbe sia padre che madre, come disse una volta Papa Luciani. Quindi è un'immagine ancora molto maschilista tipica del passato. Tuttavia Comunque, mi sembra una cosa per me molto infantile credere in Dio. In tutto il mondo si sono trovate testimonianze del fatto che la maggioranza dei popoli antichi ha compiuto osservazioni astronomiche, dalla cultura della Mesopotamia, egizia, araba, indiana, eccetera. Secondo lei, perché l'uomo, fin dai suoi albori, eh, si è sempre rivolto al cielo, ha sempre rivolto al cielo le sue aspirazioni, i suoi problemi, i suoi dilemmi? Ha chiesto il perché. Beh io credo perché il cielo, le stelle, il sole, la luna sono qualcosa di irraggiungibile e il sole e la luna si era, si era cominciati fin dai più remoti tempi a accorgersi di queste regolarità il sole che sorgeva all'alba, all'est tramontava l'allungarsi, l'accorciarsi delle giornate con le stagioni la luna, le fasi lunari sono tutti fenomeni che sbalordivano e, e che poi l'uomo con l'osservazione continuata ha cominciato a scoprire queste regolarità, si è servito del Sole e della Luna per fare il calendario, cioè per contare il tempo, e però restava sempre la domanda ma che cos'è il Sole, cosa è la Luna, cosa sono le stelle, quei puntini luminosi che sembrano sempre nella stessa posizione relativa. E mentre ci sono altri puntini più brillanti, pianeti che invece si spostano fra le stelle e sono tutti interrogativi se noi ci mettiamo nei panni di questi nostri lontani antenati e non sapevano ancora nulla del cielo, sono domande inquietanti e sono interrogativi che, che pendono tutti e sorprendono come mai c'è questo, dove sono questi oggetti, a che distanza sono. A riconciliare cielo e terra ci ha pensato Galileo Galilei, per questo è entrato poi in conflitto con la Chiesa. Beh, Galileo Galilei è stato, diciamo, grande soprattutto perché è stato il primo scienziato moderno, proprio nel senso moderno che lo scienziato si basa sulle osservazioni, sugli esperimenti e non su idee preconcette. Prima dominava l'aristotelismo che partiva da idee filosofiche non confermate dall'osservazione e faceva prevalere le idee su quelli che erano i fatti. Galileo ha rovesciato questo, ha fatto prevalere i fatti, l'osservazione, sulle idee e ha cercato di spiegare i fatti trovando le leggi della fisica anche se poi non è stato capito solo col tempo eh beh sì è stato capito da pochi anche perché pochi erano in grado di capire allora sì, certo. pochi scienziati è stato capito per esempio da Keplero, sì. eh, però poi tutti pian piano si sono resi conto e aveva ragione L'universo dunque ha avuto un principio ehm, e, e praticamente eh, si evolve, si sta evolvendo. Le galassie stanno fuggendo eh, l'una dall'altra. Perché avviene questo? Appunto perché è lo spazio che espande. Si potrebbe pensare a. La pasta di un dolce che lievita, se in questa pasta sono immerse delle noccioline, via via la pasta si gonfia, tutte le noccioline si allontanano l'una dall'altra. Quindi, non è che le noccioline fuggono, si muovono, no. È proprio la pasta che le contiene. Che si gonfia. Analogamente lo spazio è un qualcosa, bisogna immaginare come un qualcosa di, di etereo, di, di immateriale, che però ha la capacità di gonfiarsi e in questo gonfiamento, in questa espansione, trascina le galassie. Quindi non è che le galassie fuggono, ma si allontanano l'una dall'altra perché è lo stesso spazio in cui sono immerse che si gonfia. Secondo lei questo uh, spazio um, si contrarrà un giorno oppure andrà tutto all'infinito? Dunque sono possibili tre... In tre casi appunto se la quantità di materia presente nell'universo supera un certo valore critico, allora eh, la forza di gravitazione frenerebbe tanto l'espansione che a un certo momento si dovrebbe avere una fase di contrazione. Se invece la densità, la quantità di materia è troppo bassa, allora si ha un'espansione all'infinito, cioè la gravità rallenterebbe questa espansione ma senza riuscire a frenarla. Il caso intermedio è in cui c'è perfetto equilibrio tra forza d'espansione e forza di gravitazione per cui l'espansione si arresterebbe dopo un tempo infinito, cioè in pratica non si arresterebbe mai. Ora le osservazioni mostrano che la quantità di materia presente nell'universo è tale che è troppo bassa perché l'espansione possa arrestarsi, quindi avremo un universo in espansione all'infinito. Non solo, ma una scoperta recente ha posto un grosso, uh, una grossa scoperta, un grosso dubbio. Si pensava che pur espandendo all'infinito questa espansione sarebbe diventata sempre più lenta perché l'attrazione gravitazionale, la materia stessa presente nell'universo tende a frenare l'espansione. Si è visto invece che l'espansione sembrerebbe addirittura accelerata. Ora, siccome la materia c'è, la materia esercita la gravità, il frenamento c'è certamente. Se l'espansione è accelerata vuol dire che c'è un'altra forza finora sconosciuta che agisce contro la gravitazione. E questa è una cosa abbastanza sorprendente e ancora tutta da sviscerare. Ecco, si tratta del grande attrattore, per così dire. No, no il grande attrattore è una cosa locale, eh, cioè eh. c'è un grande superammasso, c'è un ammasso di molte galassie che esercita un'attrazione sulle galassie che si trovano frapposte fra noi e questa concentrazione. E quindi si vede che le galassie che si trovano fra noi e il grande attrattore eh, sembrano allontanarsi più rapidamente di quello che dipende dall'espansione. Quelle che si trovano inoltre invece sembrano eh, espandere più lentamente, proprio perché c'è questa massa che attira. Quindi attira via da noi le galassie che si trovano fra noi e il grande attrattore e attira verso di noi quelle che si trovano oltre il grande attrattore. Però è un fenomeno locale. Come l'universo anche le stelle hanno una storia fatta come ogni storia di una nascita, di una vita, di una morte. È una storia che ci riguarda da vicino perché sfocia nella nostra. In fondo che cosa siamo se non polvere di stelle? Infatti, dunque, noi ci si sappiamo che sulla Terra esistono 92 elementi, eh, dall'idrogeno all'uranio, di dove sono venuti questi elementi? Ecco, oggi sappiamo che tutti questi elementi sono stati costruiti in reazioni nucleari che avvengono in interno di stelle di grande massa, cioè 10-20 volte più grosse del Sole, che alla fine della loro vita subiscono un cataclisma, un'esplosione formidabile, nel corso della quale si scatena un'enorme quantità di reazioni nucleari. In queste reazioni si formano tutti gli elementi che noi conosciamo sulla Terra poi questi elementi vengono scaraventati dall'esplosione nello spazio interstellare nelle nubi di, dei gas interstellare in cui si formano nuove stelle e quindi le stelle delle generazioni successive sono sempre più ricche di elementi pesanti eh, cioè di questi elementi generati nell'interno di queste stelle morenti e quindi tutto quello che noi conosciamo sulla terra, il nostro stesso corpo è fatto di questi elementi che forse milioni o miliardi di anni fa sono stati costruiti nell'interno di queste stelle. Quindi siamo effettivamente polvere di stelle. Con ecco, i quark che ci sono dentro di noi e come dicevamo, è... diciamo più i quark sono imprigionati dentro gli atomi gli atomi, l'idrogeno, il silicio, il ferro, il calcio, tutti questi elementi, l'ossigeno, il carbonio di cui siamo fatti noi, di cui sono fatte le nostre ossa, la nostra carne. Eh. Sono aggregati in molecole e questi elementi, oggi aggregati in molecole complesse, molecole organiche, sono stati costruiti dentro le supernove, cioè queste stelle di grande massa che sono morte in una colossale esplosione. Ecco, volevo appunto chiederle che cos'è una nova, una supernova e una stella di neutroni. Dunque la supernova appunto è una stella 10-20 volte più massiccia del Sole che quando arriva alla fine della sua vita viene a trovarsi in una condizione di instabilità per cui tutta la massa della stella precipita verso il centro, si riscalda enormemente e si scatenano. Tutte queste reazioni nucleari e questo enorme aumento di temperatura ha per conseguenza anche un'espansione, un'esplosione e, e l'oggetto aumenta anche di miliardi di volte, per cui noi vediamo comparire una stella molto brillante laddove prima non c'era niente e questo avviene nel giro di mezz'ora. E perciò si parla di supernova. Nova vuol dire una stella nuova, super, quindi una supernova, una stella eccezionalmente luminosa e appare dove prima non c'era niente. Le nove sono fenomeni analoghi nel senso che appare una stella laddove prima non c'era niente, soltanto l'aumento di splendore è eh, di parecchi milioni di volte, ma non di miliardi, quindi un, un uh, fenomeno meno... Eh, catastrofico di quello delle supernove e che ha anche cause diverse. Dipende dal fatto che le nove fanno parte di stelle doppie, coppie di stelle e quando eh, da una di queste stelle che evolve, che invecchia, arriva una gran quantità di materia sull'altra, eh, si possono avere questi fenomeni esplosivi. E poi le stelle di neutroni, le stelle di neutroni potrebbero essere il residuo dell'esplosione di una supernova, perché appunto in questo collasso del materiale stellare verso il centro si forma un nocciolo estremamente denso in cui protoni e elettroni vengono incollati insieme a formare dei neutroni. Quindi nel fenomeno della supernova si ha un collasso al centro e lascia la stella di neutroni e un'espansione delle parti, esplosione anzi delle parti più esterne. Ecco, quanto tempo di vita ha una stella? Dipende dalla stella ovviamente. Dipende dalla massa. Se stelle come il Sole sono stelle di massa media, cioè nella nostra galassia il Sole è proprio il cittadino medio, di media massa, di medio splendore. E il Sole ha una vita di circa 10 miliardi di anni, ora ha un'età di 5 miliardi di anni e resterà più o meno uguale per altri 5 miliardi e poi comincerà a invecchiare in maniera piuttosto rapida, diventando, espandendo e diventando una gigante rossa. Cioè, il suo diametro aumenterà di circa 200 volte e quindi potrà lambire l'orbita della Terra e forse anche quella di Marte. Quindi inghiottirà sia la Terra che Marte, quindi tutti i pianeti interni. E poi ci sono stelle molto più piccole del Sole: le più piccole hanno una massa che è circa un decimo della massa del Sole e queste hanno vite lunghissime, si contano a molte decine di miliardi di anni. Quindi una vita è molto più lunga di quella che è l'attuale età dell'universo. Quindi seguiranno a brillare per altri 50-100 miliardi di anni. E poi ci sono le stelle più grosse, quelle che hanno masse 10-20 volte la massa del Sole e queste hanno età che possono andare da un miliardo d'anni per le meno brillanti, addirittura a 10 milioni di anni per quelle più grosse. Quindi. Eh, gli eventuali pianeti in orbita intorno a queste stelle non hanno la possibilità di albergare forme di vita, soprattutto forme di vita intelligenti, perché sulla Terra la vita è comparsa, la, la Terra, il Sistema Solare ha un'età di 4 miliardi e mezzo di anni e la vita sulla Terra è comparsa meno di un miliardo di anni dopo, però per arrivare all'uomo sono passati quasi 4 miliardi e mezzo. Quindi, solo stelle abbastanza piccole come il Sole o più piccole, cioè che hanno vite sufficientemente lunghe, possono sperare mm. che sui loro pianeti si possano sviluppare forme di vita e soprattutto forme di vita intelligenti. Ecco, ci parli della nostra galassia o Via Lattea e di come si è formato il sistema solare? Dunque, la nostra via Lattea, cioè la nostra galassia, ha un diametro di 100.000 anni luce, cioè la luce viaggia a 300.000 km al secondo, impiega 100.000 anni per andare da un estremo all'altro quindi sono dimensioni inimmaginabili sì, sì. e è solo una piccola parte dell'universo. E ha la forma di un disco molto schiacciato perché lo spessore della galassia alla distanza a cui si trova il Sole dal centro, cioè 30.000 anni luce, è da appena 2.000 anni luce. Quindi 2.000 anni luce su 100.000 di diametro vuol dire effettivamente un disco molto schiacciato. Al centro c'è un rigonfiamento il cui spessore arriva a 15.000 anni luce. E, um, ha una forma spirale, cioè le, le stelle più giovani e le nubi di gas e polveri da cui nascono le stelle, sono, si trovano su delle braccia spirali che escano dal centro, dal, questo bulge. Uh, bulge, sì, sì. da questo ammasso centrale e si svolgono a spirale mentre mh, le stelle più vecchie si trovano anche fra le braccia e poi le, le stelle più vecchie, le prime stelle si sono formate, si trovano nell'alone, cioè in un volume grosso modo sferico che ha un diametro di circa 100.000 anni luce, in cui manca la materia interstellare, cioè il gas diffuso e le polveri, piccole, le piccole particelle solide, e, e si trovano solo stelle molto vecchie Che cosa c'è all'interno, al centro, al cuore della galassia? Eh, chi lo sa, qualcuno sospetta che ci possa essere anche un buco nero non ci sono prove certe ancora però in alcune galassie c'è una buona probabilità che al centro ci sia un buco nero e forse che questa sia una caratteristica comune a tutte le galassie, però finora si pensava fosse una caratteristica propria delle quasar, però è possibile che tutte le galassie si siano formate così, con un buco nero al centro e poi questa materia che circonda sto, il buco nero. Ecco, eh, anche tra le galassie esiste un cannibalismo, come anche tra le stelle? Eh beh sì, perché galassie vicine eh, intanto, il buco nero è cannibale esatto. perché tutta la materia che circola intorno viene attratta per l'effetto della forza di gravità e finisce per cadervi dentro. Fra le galassie ci sono galassie interagenti, eh, quindi che si infondono e spesso le grandi galassie si pensano siano il risultato di tante piccole galassie che si sono mescolate, fuse eh, insieme. E poi fra le stelle, anche lì nelle stelle doppie, ci sono, per esempio, se una stella doppia ha per componente un buco nero o una stella di neutroni che ha una grande attrazione gravitazionale, può darsi, se le due compagne sono molto vicine, che la, la stella di neutroni o il buco nero pian piano si mangi tutta la materia che compone la compagna. Quindi si è una stella annibale. Tornando a parlare della nostra stella, qual è lo stato di salute attuale del Sole? Beh, il Sole sta bene, <ride> è una stella uh, di mezza età, e tale praticamente, tale resterà come ora per altri 5 miliardi d'anni, cioè è a metà del cammino di nostra vita. Direbbe Dante: <ride> e, mh, ha avuto un periodo iniziale di molto di gioventù, in cui era rapidamente variabile, eh, però ora dopo poche centinaia di migliaia di anni si è assestato nella forma attuale e ha delle caratteristiche di variabilità molto piccole perché se la variazione di luce e di temperatura del sole fosse appena un po' più grande di quello che è Beh, la vita sulla Terra non sarebbe possibile. Però il sole ha un suo ciclo d'attività che è caratterizzato dalla maggiore o minore quantità di macchie solari da variazioni del campo magnetico, eh, dalla presenza di getti di gas, protuberanze, ma sono fenomeni di pelle, cioè fenomeni non so, come i brufoli sulla cioè. faccia di una persona, non è che influenzano la sua salute generale. Quante, quanto possono essere grandi e estese queste macchie? Ma a volte sono estese più della Terra, cioè, possono, a volte si vedono a occhio nudo, è capitato... Dunque, eh, mi pare nel 1947 ce ne fu una e si vedeva per parecchi mesi a occhio nudo. Bastava guardare il sole al tramonto, quando è già offuscato dall'atmosfera quindi si guarda bene a occhio nudo, questa cioè, macchia eh. si vedeva benissimo e poi altre macchie visibili a occhio nudo mi pare negli anni 70 cioè ogni tanto succede ogni 11 anni mi pare mm, beh il ciclo solare è 11 anni cioè ogni 11 anni c'è un massimo di attività e ora siamo proprio al massimo eh, però non tutti i massimi sono ugualmente attivi non a tutti i massimi si formano macchie così grosse anzi è un fenomeno abbastanza raro però, diciamo, io nella mia vita diciamo, eh, scientifica l'ho osservato tre o quattro volte. Quindi dal 47 è stata la prima che ho visto e l'avrò altre due volte: delle macchie osservabili a occhio nudo. Del Sistema Solare fanno parte anche le comete. Cosa sono le comete? Da dove vengono, di cosa sono fatte. Dunque, le comete sono essenzialmente sono degli ammassi di ghiaccio. Di silicati, di grafite, e degli ammassi solidi che possono avere dei diametri da qualche chilometro a qualche decina di chilometri e che si trovano per lo più eh, concentrate in un grande volume oltre Plutone. E in una fascia è detta la fascia di Kuiper e da cui provengono si pensa le comete di periodo breve cioè di poche decine di anni e nella nube di Oort c'è cioè un grande volume e stesso si pensa addirittura fino a un anno luce o più in cui si trovano miriadi di queste briciole della nebulosa eh, protoplanetaria da cui si è formato il sistema solare ogni tanto questi massi, questi ammassi di materia per effetto delle perturbazioni dovute ai pianeti soprattutto ai grandi pianeti giganti Giove, Saturno, Urano e Nettuno vengono trascinate dentro il sistema solare nella parte più interna e quando arrivano in vicinanza del Sole sublimano cioè passano dallo stato solido allo stato gassoso e allora cosa si vede? si vede appunto questa testa rimane solida che è la testa della cometa brillante perché ha alta temperatura, circondata dalla coma, che è una specie di atmosfera gassosa dovuta appunto al calore solare, e poi una lunghissima coda che può estendersi anche per parecchi milioni di chilometri, anche decine di milioni di chilometri, e che è est estremamente rarefatta. Infatti se la Terra ci passa attraverso non se ne accorge nemmeno. Però quello che eh, la cosa più visibile, più sorprendente era proprio la coda, quindi un oggetto che ha un aspetto del tutto straordinario. E questo spiega perché l'apparizione di una cometa eh, una volta si pensava portasse sciagura, perché era un evento eh, inaspettato: in, in un, un oggetto così eccezionale che spaventava. Oggi si sa benissimo che le comete fanno parte del sistema solare, orbitano attorno al Sole, però hanno delle orbite molto allungate. Mentre i pianeti hanno orbite quasi circolari, eh, le comete hanno orbite estremamente allungate, per cui quando sono più vicine al Sole si possono addirittura lambire il Sole. E invece poi si possono trovare alla massima distanza oltre... L'orbita di Plutone, anche molto oltre l'orbita di Plutone, o addirittura avere delle orbite aperte, cioè arrivare dagli spazi interplanetari, passare intorno al Sole e andarsene via. La splendida Hale Boop ricorda tantissimo la grande cometa del 1577, mi sembra, che aveva generato una pioggia di fuoco con le particelle che aveva lasciato. Eh, sì, non so ora se sì. la Helbop aveva di particolare che era molto grande, era 40 km di diametro, mentre per esempio la, cometa di Halle, la famosa cometa di Halle aveva un diametro di 8 km, 7-8 km. Quindi il grande splendore della Helbop è in parte dovuto anche al grosso diametro. Ecco, in quel periodo almeno su da noi in Carnia, per, mentre eh, transitava questa splendida cometa, per eh, tutto il periodo si è avuto un vento fortissimo. Non lo so se è da collegarsi a quello, perché non c'è mai stato un vento. Non c'è nessuna relazione, questo dipende, sono fenomeni meteorologici della nostra atmosfera. Le comete non possono in nessun modo influenzare il clima. E le aurore boreali, anche quelle gli antichi pensavano, fossero sciagure in arrivo. Eh sì, beh, sono fenomeni straordinari, quindi meravigliano, soprattutto alle nostre latitudini. Le aurore boreali sono molto rare. In generale si vedono bene vicino ai poli e sono dovute proprio all'interazione, eh, all'effetto dell'attività solare sulle particelle atmosferiche. Eh, eccitano le, la, gli atomi e le molecole della nostra atmosfera. La nascita del nostro Sistema Solare da, da cosa è dipesa? Da, una, da uno scoppio di supernova? Beh, no, la nascita del Sistema Solare è un fenomeno che una volta si pensava fosse eccezionale, e oggi invece le osservazioni da satelliti hanno mostrato che quando si forma una stella si forma quasi sempre anche una nebulosa protoplanetaria da cui poi si svilupperanno i pianeti. Cioè una stella nasce perché c'è una condensazione di materia, una nube, in cui la densità è 10.000-100.000 100 volte superiore a quella del mezzo circostante. Allora sotto l'azione della forza di gravità... Questo ammasso di gas si condensa fino a, a, per condensazione, a riscaldarsi tanto al centro da innescare reazioni nucleari. Le reazioni nucleari riscaldano i gas, e il gas, il gas è caldo a una a velocità d'agitazione tanto maggiore quanto più alta è la temperatura e è quello che dà luogo alla pressione del gas. Quindi la pressione del gas nell'interno della stella tenderebbe a far svaporare tutto il gas nel mezzo interstellare. La forza di gravità tenderebbe a farlo collassare sul centro. Quando si raggiunge l'equilibrio fra queste due forze, la stella è formata, è nata. All'inizio si chiama protostella. Per, sì, però quando si forma appunto in questo modo una stella si vede che contemporaneamente intorno all'equatore, che le stelle ruotano, va bene. intorno all'equatore si forma un disco di materia molto più esteso della stella e molto più freddo, che è appunto quella che noi chiamiamo la nebulosa protoplanetaria. In questa, e questa si è anche vista, per esempio, molto bene eh, da fotografie fatte con... Eh, Telescopi da Terra per una stella dell'emisfero australe che si chiama Beta Pictoris, cioè la, di seco la seconda in splendore della costellazione australe del Pittore. E in questa nebulosa, poi, per effetto della gravitazione, si formano degli ammassi più o meno densi da cui poi nascono i pianeti. Come esattamente avvenga la formazione dei pianeti è ancora una. Un problema ancora aperto. Che, però, pianeti extrasolari esistano, lo sappiamo perché sono state già scoperti una decina di stelle nelle nostre vicinanze, cioè entro un cento anni luce da noi, che hanno dei pianeti e che siano dei pianeti non è che si sono visti direttamente, ma si è ricavato dall'attrazione gravitazionale che il pianeta esercita sulla sua stella. Facendoli fare delle piccole oscillazioni intorno al suo moto rettilineo. E dall'entità delle oscillazioni si può ricavare. Che la massa di questo corpo è paragonabile a quella di Giove o poco più, e quindi certamente inferiore a quella di una stella, perché una stella deve avere una massa almeno un decimo della massa del Sole, altrimenti non riesce a innescare le reazioni nucleari e quindi avere proprie fonti di energia. Per fortuna, perché se altrimenti Giove fosse stata leggermente più grande, noi non ci saremmo stati. Eh, no, se, fosse, se il Sole avesse una compagna. Però Giove è ben al di sotto perché è un millesimo della massa del Sole, però è un grosso pianeta e sono scoperti pianeti che hanno anche masse di cento volte quella di Giove, quindi sono al limite fra stella e pianeta. Il 17 febbraio del 1600 Giordano Bruno fu mandato a Rogo per la sua fede nella pluralità dei mondi abitati. Poc'anzi lei ha accennato, si riuscirà mai a comprendere se ci sono eh, intelligenze nel cosmo, intelligenze nel vero senso della parola? Ma credo sia molto difficile. Venire in contatto fisico credo sia impossibile perché le distanze sono enormi. L'unica forse possibilità è quella del progetto SETI. SETI è un acronimo che sta for Search for Extraterrestrial Intelligence, cioè la ricerca di intelligenze extraterrestri, e consiste nel tentare di ricevere segnali radio modulati da stelle relativamente vicine al Sole. Eh, le osservazioni vanno avanti dagli anni '60 sempre con sistemi sempre più sofisticati. E oggi si osservano sistematicamente un centinaio di stelle entro un raggio di 100 anni luce dal Sole e si osservano stelle di tipo solare perché appunto solo quelle eh, come il Sole o più fredde del Sole hanno vite abbastanza lunghe per poter avere pianeti abitati da essere intelligenti e per il momento il risultato è negativo. Eh, L'unica speranza è quella, cioè, se ci fossero esseri intelligenti che hanno la stessa nostra curiosità di sapere se siamo soli nell'universo, che vogliano far sapere che ci sono, questi cosa farebbero? Manderebbero dei segnali radio modulati e a che lunghezza d'onda? Probabilmente a quelle lunghezze d'onda che gli astronomi osservano di più, e che sono la 21 cm e la 18 cm, perché a 21 cm emette l'atomo di idrogeno, cioè l'atomo di idrogeno è come una minuscola radiotrasmittente sintonizzata a 21 cm di lunghezza d'onda. La molecola, l'ossidrile OH, cioè una molecola incompleta perché l'H2O, l'acqua, si vuol due atomi di idrogeno e ossigeno. OH è una molecola incompleta molto frequente nello spazio interstellare, che è anche questa è una piccola, una minuscola. Eh, radiotrasmittente che emette alla lunghezza d'onda di 18 centimetri quindi se queste persone intelligenti avessero conoscessero l'astronomia come la conosciamo noi penserebbero che altri esseri intelligenti interessati all'astronomia studierebbero soprattutto la 21 cm e la 18 cm come in realtà noi facciamo per conoscere la struttura della galassia comunque è stato mandato un messaggio però un messaggio è stato mandato dal Pioneer, cioè da una delle sonde interplanetarie che ora ha oltrepassato l'orbita di Plutone e sta viaggiando verso altre stelle e c'è una placca di metallo dove sono incisi una figura di un uomo e di una donna, eh, il nostro sistema solare, eh, le, le reazioni nucleari, la formula dell'acqua, però insomma. E, intanto altre bottiglie nell'oceano, la probabilità che venga raccolta è praticamente zero. E poi anche non è detto che i nostri simboli vengano compresi okay, da altri, okay. ognuno sviluppa una sua okay, simbologia okay. che è un simbolo appunto e che quindi eh, anche se i numeri sono universali, la matematica è universale, però il modo di esprimerli, questi numeri, questa matematica può essere molto diverso. Siamo alla fine del secondo millennio, le profezie si sprecano. Attualmente per certo si sa solo che un grosso asteroide potrebbe minacciare il nostro pianeta. Quali potrebbero essere gli eventuali pericoli? Beh, Intanto eh, ci sono molti asteroidi vicini alla Terra, ma la probabilità che cada sulla Terra è estremamente bassa. E poi c'è un, un sistema di monitoraggio continuo per studiare le orbite di questi pianetini e vedere se per caso eh, c'è davvero il rischio che uno di questi possa cadere sulla Terra. Un grosso asteroide che impatta sulla Terra a una velocità che può essere compresa fra 10 e 50 km al secondo produrrebbe degli effetti disastrosi. Quello che si può fare è di cercare di farli cambiare rotta e questo oggi si può con eh, il, la tecnologia sviluppata per le guerre stellari, sì. potrebbe essere utilizzata contro questi asteroidi, per esempio sparando delle piccole cariche nucleari per farli deviare dalla loro orbita. E se si dovesse spezzare? Eh, questo sarebbe un grosso rischio perché allora ce ne sarebbe due o tre o più, quindi da, da deviare, oppure cercare di distruggerli. Allora possiamo stare tranquilli: per... eh, sì, anche perché si pensa che proprio a questo evento sia dovuta la scomparsa dei dinosauri, che è avvenuta però 65 milioni di anni fa, e da allora fenomeni del genere non sono più successi, quindi la probabilità. Che avvengano fenomeni simili è molto bassa. Un'ultima domanda per concludere: una domanda sulla nostra Terra che vaga nella tenebra dello spazio, unica e fragile. Unica perché è il solo pianeta solare a possedere gli oceani, fragile perché nell'ultima fase della sua storia l'uomo ha cominciato ad alterare drammaticamente, forse irreversibilmente, il proprio ambiente. Da questi presupposti, quale futuro? Ma. Certo c'è dei pericoli dovuti proprio allo sviluppo tecnologico che sono essenzialmente l'effetto serra e la riduzione dello strato d'ozono che sono dovuti proprio all'attività industriale. E per esempio l'effetto serra che porterebbe a un aumento della temperatura, si vede che effettivamente dal 1860 a oggi la temperatura media della Terra è aumentata di poco più di mezzo grado, ma questo aumento eh, tende a diventare più rapido e ha lo stesso andamento della quantità di anidride carbonica immessa nell'atmosfera. Prima l'anidride la, carbonica era circa costante, poi a partire dal 1860 è cominciata a crescere lentamente e in questi ultimi anni si è in, rapidamente eh, aumentata. E, qualcuno valuta che se si seguita di questo passo la temperatura media potrebbe essere fra mezzo secolo eh, aumentata di 3-4 gradi qualcuno addirittura pensa a 10 gradi e questo avrebbe effetti disastrosi perché per la dilatazione termica degli oceani si avrebbe un innalzamento del livello che potrebbe andare da una decina di centimetri addirittura a qualche metro e quindi molte città costiere, pensa a Venezia, pensa all'Olanda, andrebbero completamente sott'acqua. Gli acciai, sì, si sciolgono. Gli acciai, ma quello è un effetto minore, però gli acciai certamente si stanno sciogliendo, è un dato di fatto sicuro. E quindi bisogna eh, cambiare modo di produrre, ridurre l'immissione di anidride carbonica e anche di metano perché essenzialmente sono anidride carbonica e metano quelli che si chiamano i gas serra certo. poi c'è lo strato d'ozono, cioè la nostra atmosfera nella stratosfera, cioè a circa 30 km di altezza c'è uno strato di ozono, c'è cioè una molecola composta da tre atomi d'ossigeno che assorbe la radiazione ultravioletta solare e quindi rende possibile la vita sulla Terra. Ora a, a partire dal 55 a oggi si è visto che questo strato d'ozono va riducendosi, soprattutto ai poli, dove lo strato d'atmosfera è più sottile, e, però anche, alle, anche a latitudini medie. E, e se lo strato d'ozono dovesse sparire, eh, sarebbe peggio di una bomba atomica perché, eh, sia pure con più lentezza, distruggerebbe completamente la vita sulla Terra perché eh, la radiazione ultravioletta penetrerebbe indisturbata. E... Stava all'uomo che si metta una mano eh, sulla coscienza, infatti, diciamo. Così. In parte già si fa perché i cloro fluoro che sono gas che immettono una gran quantità di cloro nell'atmosfera e il cloro è il maggior distruttore d'ozono. Eh, sono, sta, si stanno sostituendo con gas meno pericolosi, I, per esempio i moderni frigoriferi non contengono più il clorofluorocarburo ma altri tipi di gas meno pericolosi, però sono provvedimenti da prendere a livello mondiale Ovviamente. e la difficoltà è appunto di cambiare il modo di produrre in tutti i paesi, cambiare il modo di produrre costa e se i paesi in via di sviluppo, eh, eh, già, i paesi industrializzati possono farlo, i paesi in via di sviluppo hanno grosse difficoltà economiche. Per cui è necessario che ci sia veramente un'interazione, una cooperazione a tutti i livelli, fra paesi ricchi e paesi poveri, per, per salvare la nostra terra. E con queste parole di speranza si conclude questa nostra intervista. Si potrebbe continuare a parlare lungamente di questa scienza che appassiona così tanto, ma dobbiamo fermarci qui anche per non approfittare troppo della disponibilità della dottoressa H, che ringraziamo vivamente, soprattutto per averci parlato, introdotto, fatto capire un tantino di più l'universo che ci circonda e le sue meraviglie. Grazie. Prego, prego.